Amici, buona giornata, una nuova mattina inizia in Pole Position con Business 24, con un ospite importante, un gruppo di Milano che si occupa di distribuzione di materie prime, una sorta di supermercato dell'industria, come vuole definirsi per semplicità di comprensione. La nostra redazione ha invitato ed ha accettato il nostro invito Faravelli Group. Allora, con noi Luca Benati, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Benati. Grazie a voi. Novantesimo anniversario quest'anno per Faravelli Group. Sì, l'azienda è da 90 anni sul mercato, ha cominciato la propria attività nel 26, quando il fondatore ha cominciato a vendere prodotti per la fotochimica e materie prime per lo sviluppo dei film fotografici, sostanzialmente. Questa è stata l'origine e l'embrione poi, esatto, dell'azienda. Oggi avete addirittura 6 sedi. Sì, 6 sedi, abbiamo investito in diversi paesi, abbiamo portato l'attività e l'azienda in mercati diversi, in mercati nuovi. Che cosa fate oggi? Oggi continuiamo a distribuire prodotti chimici e materie prime che vanno all'industria manifatturiera, che li utilizza per produrre i prodotti finiti che nella maggior parte dei casi poi si ritrovano sugli scaffali dei negozi e dei supermercati. Questo è il senso un po' poi... Questo per semplificare. Per semplificare, certo, certo. Avete un parterre di 1800 referenze di prodotto. Sì, è un portafoglio prodotti molto ampio proprio perché ci si rivolge alle industrie più disparate, dall'alimentare al farmaceutico, cosmetico, galvanica, pitture e vernici, per cui sono molti prodotti per questo motivo. I servizi che offrite quali sono? Come si possono definire? Diamo un supporto tecnico, scientifico, applicativo, per cui non è una mera compravendita di prodotti, ma è un'attività di supporto anche all'utilizzo di questi prodotti da parte dell'industria, per cui i servizi vanno appunto da questo supporto tecnico-scientifico a un supporto regolatorio, ovviamente a tutta l'organizzazione logistica che serve per distribuire questi prodotti. Questi prodotti. Uno dei vostri punti di forza sono le persone, quindi le risorse umane. Sì, il team è, diciamo, il punto di forza. La competenza del team o dei vari team che poi si occupano di approcciare i clienti delle varie industrie. In questo periodo di crisi avete diversificato e in questo senso avete vinto. Sì, abbiamo diversificato. La diversificazione è un po' parte della natura della nostra attività in termini di prodotti, come si diceva prima, ma anche in termini di internazionalizzazione, perché l'investire all'estero in paesi diversi è una forma di diversificazione. Avete anche innovato? L'innovazione fa parte della nostra attività, siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi da proporre ai nostri clienti per lanciare dei prodotti nuovi sul mercato per ottimizzare quelli esistenti. Ecco, a proposito di mercati, Benati, so che prossimamente puntate ai paesi africani. Sì. I paesi africani sono per noi una linea di sviluppo, stiamo facendo uno studio di un mercato con delle grandissime potenzialità, mercato che è ancora difficile da penetrare da un certo punto di vista, soprattutto per una realtà come la nostra, però è anche, sarebbe un errore non studiarlo e considerarlo. Certo. Questo è Faravelli Group, Luca Benati, l'amministratore di Faravelli Group, che è stato con noi, grazie. Grazie a voi. E questa intervista con Faravelli Group la ritrovate anche online, on demand, su tutti i nostri dispositivi e noi ci vediamo invece per un'altra puntata domani mattina alle 7 sul canale 160 del Digitale Terrestre e sarà, lo sapete già, una nuova giornata che inizieremo con voi in compagnia in Pole Position.